E amici di Striscia Napoli, Pino Grazioli, ci troviamo qui a Via Galileo Ferraris, naturalmente per che cosa secondo voi? Vedete questa strada? Ovviamente noi vi diciamo che in questo momento sono le ore 16 in punto, ovviamente puntualmente sono le ore 16 e su questa strada dove percorrono tante auto e tanti automobilisti piene di famiglie in macchina con bambini, come noi vediamo anche dalle nostre immagini, persone normali, ci sono molte prostitute. Ma tantissime prostitute e a volte anche nude, cari amici. Allora, io penso che noi, qui non è che percorrono solamente gli automobilisti, ma passano anche le istituzioni, carabinieri, polizia, polizia municipale, e non so se qualcuno li vede o non li vede o meno. Si espongono proprio per strada, nude, ovviamente a prostituirsi tranquillamente. E pensate che prima noi, passando per questa zona, per riprenderle ci stavano aggredendo con delle bottiglie di vetro. Allora, noi speriamo che adesso, contattando alle istituzioni, denunciando questa cosa così all'aperto di sabato pomeriggio, e addirittura ci dicono con le nostre segnalazioni e le vostre segnalazioni, ci dicono anche di mattina ci sono queste persone qui a prostituirsi e nessuno ancora fa nulla per questa situazione veramente scandalosa. Scandalosa perché ci sono tanti bambini in macchina, tante persone che devono vedere questi bambini, devono vedere queste donne nude, queste prostitute nude che si prostituiscono qui in mezzo alla strada, al pubblico, all'aperto, e nessuno fa niente per questa situazione così veramente vergognosa. Noi contatteremo adesso e denunciamo questo fatto alle istituzioni. Fra qualche istante arriveranno anche le nostre immagini. Pino Grazioli, Striscia Napoli. Ciao! Ciao! Scusa! Scusa! Ciao! Scusa! No, scusa, scusa, no! Non problem! Pino Grazioli, Striscia Napoli, scusami! Perché stare qui? Non sei italiano! Lo so che non sei italiano, lo sai che non puoi stare qui per strada? Lo sai che non puoi stare qui per strada? Grazie! Capisco, ma lo sai che non puoi stare? Ecco, noi vediamo una vettura! In questo momento una vettura, come voi vedete, c'è una vettura sul posto che le sta portando via. In questo momento, dalle nostre immagini, vediamo una vettura che in questo momento le sta portando via. Vieni cameraman, vieni, vieni. Ovviamente, come vediamo noi adesso dalle nostre immagini, cameraman, noi gli diamo informazioni. Mi scusi, ma voi? Mi scusi, il signore è scappato via. Continuiamo ancora con le nostre immagini. Vai. E amici di Striscia Napoli, adesso abbiamo contattato anche la Polizia di Stato, sperando che intervengano su questa situazione veramente scandalosa e vergognosa per l'opinione pubblica. Prostituirsi per strada, all'aperto, a quest'ora, alle 16 del pomeriggio, in una giornata che è piena di gente, piena di famiglie che passano con le vetture proprie loro qui e vedono queste donne nude che tranquillamente si prostituiscono per strada. Allora, sperando che la polizia intervenga a questa situazione veramente vergognosa qui a Napoli, ma non solo in questa zona, addirittura anche a Piazza Garibaldi c'è tutto questo e accade davanti agli occhi delle istituzioni, davanti agli occhi dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica si è stancata ovviamente di vedere questa cosa così vergognosa e scandalosa, sperando che qualcuno adesso interviene e faccia il proprio dovere, come ovviamente dovrebbero già fare questo proprio dovere, cari amici di Striscia Napoli. Ed ecco qui, adesso vediamo anche la Polizia di Stato che sta passando, e sperando che interviene anche la Polizia di Stato. Pino Grazioli, Striscia Napoli.